Pronti a realizzare un bellissimo ciondolo in fimo? Sigla! Salve a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video di Arte da 1005. Nel video di oggi vedremo come realizzare un bellissimo ciondolo a forma di cuore in fimo ad effetto marmorizzato. Sicuramente avrete bisogno del fimo, prima di tutto. Io sto utilizzando due diciamo pezzi che mi sono rimasti, in particolar modo ho un colore lilla e un colore rosso. Sicuramente avrete bisogno di occhielli. Vi consiglio di utilizzare degli occhielli piccolini se il ciondolo sarà appunto destinato ad una collanina o a un braccialetto. Se invece è destinato ad un portachiavi, allora potete utilizzare anche occhielli più grandi. Poi avrete bisogno anche di qualche anellino, tipo questi, e anche lì il discorso è sempre lo stesso. Se state pensando di applicare il ciondolo a, diciamo, dei gioielli, è meglio utilizzare appunto degli accessori di misure contenute, perché sicuramente risulteranno molto più delicati. Iniziamo. Allora, io utilizzo sempre come piano di appoggio una cornicetta in vetro. Mi raccomando, il piano di appoggio va sempre mantenuto pulito. Non sono capace di lavorare con i guanti, quindi la storia è sempre quella, e quindi ho lavato bene bene le mani, le ho sgrassate, e per mantenere bene la creazione pulita utilizzerò dei tovagliolini umidificati che di tanto in tanto passerò. Questo mi aiuterà appunto ad eliminare qualsiasi traccia che lascio sul fimo, sia di impronte o magari vari pelucchi che possono derivare dalle maglie, oppure per poter in qualche modo eliminare anche la polvere, ecco. Allora, la prima cosa da fare sicuramente è quella di ammorbidire tra le mani il fimo. Stavo pensando di realizzare comunque un ciondolo ad effetto marmorizzato e di andare ad applicare qualche piccola decorazione che lo renda appunto stiloso. Allora, io mi sto servendo di alcuni strumenti che utilizzo quando lavoro anche la porcellana fredda. A proposito, fatemi sapere se siete interessati a vedere la creazione di bigiotteria, magari con la porcellana fredda piuttosto che con il fimo. E vi dirò che porcellana fredda comunque sia realizzata in casa e non quella comprata. Quindi sicuramente le cose sono diverse. Se volete, poi magari ne creerò un video a parte, perché ho un po' di cosucce da dirvi su questo argomento. Allora, bene, penso che a questo punto vi accelererò questa sequenza, perché il mio fimo è un fimo molto duro, dal momento che non è il fimo soft ma è un fimo effect. Presenta praticamente dei glitter all'interno, questo rosso, no? Sì, anche questo rosso, ve lo faccio vedere. Aspettate, più che rosso è diventato, diciamo, un rosa acceso, non si vede dalla videocamera, però ecco, è glitterato. E quindi è molto più duro. Avessi preso quello soft, sicuramente a quest'ora si era già bello che ammorbidito. Quando avrò entrambi ammorbidito i pezzi di fimo, li assemblerò e li lavorerò insieme per poter ottenere la venatura del marmo. Mi raccomando, durante questo procedimento state ben attenti a come andate a lavorare il fimo, nel senso che
di tanto in tanto vi consiglio di spezzettarlo e riunirlo, cercando sempre di mantenere distinte i due colori. Cercate di non creare un'unica tonalità, quindi di non mescolarli troppo. Io continuo, vedete, a lavorare il fimo in questo modo. Allora, il movimento che sto dando in questo momento mi aiuta meglio a creare le sfumature tra i due colori. È un ciondolo che comunque si avrà corposità, quindi non sarà piatto, avrà la forma di un cuore, ma sarà pomposo come cuore, non sarà appunto piatto, quindi ho bisogno di creare una sferetta, altrimenti avrei fatto una sfoglia e da quella sfoglia avrei semplicemente ricavato la forma di un cuore. Invece vado a lavorarlo tra le mani e quindi la forma la devo modellare. E adesso, per creare il cuore, premo in questo modo e poi cerco di dare una punta. Adesso lo poggio a terra, così è più semplice per me gestire la forma. Questo è uno strumentino che di solito utilizzo per la lavorazione della pasta di zucchero, ma io li impiego anche per lavorare le paste modellabili, ma se mi seguite lo sapete benissimo. Faccio questo, quindi picchietto lateralmente e poi schiaccio, picchietto e schiaccio. In base a quanta pressione faccio, ottengo uno spessore diverso, perché se schiaccio tanto ovviamente si appiattisce la creazione, si allarga come dimensione, ma diciamo invece come spessore si assottiglia. Passo il tovagliolino umidificato per mantenere la creazione pulita e per eliminare le impronte. Allora, stacco piano piano dal fondo e la giro, curando anche la parte posteriore. Credo che sia importante curare entrambi, diciamo, i lati del ciondolo. Di solito vedo dei bellissimi lavori nella parte anteriore, poi magari quella posteriore lascia desiderare. La decorazione che vado a creare sicuramente non sarà troppo vistosa. Creerò una sorta di spirale che andrò a posizionare in un angolino, quindi veramente niente di complicato, ecco. E poi vi applicherò una pietrina. Volendo si può fare la stessa cosa dall'altra parte. Ho paura che poi la creazione risulterebbe troppo pacchiana e in questo modo ho la possibilità eventualmente di utilizzare il ciondolo sia in un verso che nell'altro. Bene, adesso non mi resta che applicare l'occhiello. È importante
stare molto attenti quando si inserisce l'occhiello, perché se si sbaglia si rischia di forare la creazione. La mia creazione è finalmente pronta, adesso posso metterla a cuocere. Procederò con una cottura a bagnomaria che prevede l'utilizzo appunto di un pentolino pieno di acqua con un recipiente al suo interno dove poggerò la creazione e poi andrò a coprire con un coperchio. Io mando il tutto a fiamma moderata e il tempo sicuramente dipenderà dalla dimensione della creazione. Più la creazione è spessa, più tempo ci vorrà finché venga cotta bene. Se invece volete procedere con la cottura in forno, vi consiglio innanzitutto di proteggere la creazione, quindi mettetela in un recipiente d'alluminio coperto con magari carta stagnola e inseritela nel forno ad una temperatura che non superi i 130 gradi centigradi, deve trovarsi tra i 100 e massimo 130 gradi e almeno per 30 minuti. Il consiglio è sempre quello di controllare di tanto in tanto affinché non si bruci la creazione e non si rovini il lavoro. E dopo aver passato uno strato di smalto trasparente per unghie per lucidare la mia creazione, questo è il risultato finale. Spero tanto che il ciondolo realizzato in Fimo vi piaccia. Se è così, lasciatemi un pollicione in su, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e ricordatevi di attivare la campanella per non perdere tutti gli altri video. Ciao!